25 ottobre 2022, dentro o fuori dalla Champions. Questa sera serve vincere, questa sera non c'è alternativa nella vittoria, oltre alla vittoria non c'è niente, si vince o si fallisce. Se si pareggia stasera, se non si vince stasera, ci riprovi forse l'anno prossimo, forse l'anno prossimo, perché arrivare in Champions non è scontato, non c'è scritto da nessuna parte che se sei la Juventus arrivi in Champions. Prepariamoci, perché questo momento potrebbe essere uno degli ultimi momenti in cui siamo in Champions da qui a non si sa quanti anni. Perché raccontateglielo al Milan che non si fa la Champions per 3, 4, 5, non mi ricordo quanti anni. Raccontateglielo che in quel momento era l'ultimo momento in cui avrebbe giocato in Champions per tot anni. È iniziata, cazzo. Iniziata. Ha vinto la seconda maglia e quindi mi cambierò. João Mario mette subito il cross. Quadrado. Mi ero preoccupato già, ragazzi. Avevo già paura, avevo già una FIFA terrificante. Enzo Fernandez per João Mario. Lo ha chiuso Gatti. Pensavo lo avesse spinto. Ho preso paurissima. Cosa ha fatto? Rubio è venuta la labirintita. È caduto da solo. Cosa è successo? No, Danilo buca l'intervento. Siamo partiti concedendo tanti cross al Benfica. McKenny tra le linee. Non si sa come passa Vlahovic. Vlahovic, no, per chi? Giocano, loro giocano di prima in velocità. Di fantasia vanno. Vanno forti loro. Loro vanno forti, ragazzi. Allora, per il momento siamo molto attenti. Siamo molto posizionati bene per il momento sui cross. Nel senso che ci siamo arrivati sempre prima noi. Loro hanno già messo 3-4 cross all'interno dell'area. Però bisogna far durare quasi 100 minuti questa attenzione. Ecco, tipo questa è una puttanata! Non si fa neanche in tempo a dirlo. Non si fa nemmeno in tempo a dirlo che hanno fatto 12 minuti di attenzione. Perché poi fanno questo. Non si fa nemmeno in tempo a dirlo. Rafa Silva è un problema perché va velocissimo. No, di qua! L'unico che non è titolare c'ha la palla in area. La mette per Fernandez, scroccio d'angolo. Più che altro già tre angoli in 14 minuti. È una media importante, è uno ogni 5. Loro, mamma mia, cosa fanno questi? Fanno quello che vogliono. Tutto di prima, tutto di fino. Sono passati 16 minuti, hanno fatto 4 angoli, uno ogni 4. Uno ogni 4 minuti. Ma è normale, cioè, se questi fanno un angolo ogni 4 minuti, prima o poi il gol te lo fanno, cioè, è normalissimo, ma è normalissimo, cioè, ma per forza. Hanno fatto 100 cross, 4 angoli, a una certa tu il calo di attenzione ce l'avrai, e vanno sopra loro, ma è normale che sia così, ma è logico che sia così, cioè... C'è neanche la stare a discuterne. Poi loro quanti erano? 4. Loro erano 1, 2, 3, 4, 5 in area. Noi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Forse eravamo anche in superiorità numerica più il portiere. E siamo riusciti a prendere gol. Allora poi. Cioè, eri anche in superiorità numerica. Lo molla Gatti. Questo non ha mai perso, sei in casa loro, sei sotto dopo 18 minuti in cui ti hanno preso a palleggiate, stanno già andando ancora in contropiede, ma che cosa vi devo dire? Un altro angolo, quinto angolo in 19 minuti, cioè loro non c'è neanche l'obbligo di vincere, per dire, loro un pareggio poteva andare benissimo, perché ci buttava fuori il pareggio, invece sono qua che continuano ad attaccare senza sosta. Ah, ma Dado, guarda, io sono molto tranquillo stasera, cioè sono abbastanza convinto di essere uscito. E io ho la sensazione di prendere almeno 4 stasera, quindi... Sì! 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 Dai, 1-1! Però forse fuori gioco? Perché Vlahovic dice, era già entrata. Vlahovic dice, ho fatto gol io, era già entrata. Vlahovic è buono, se fa gol Vlahovic è buono. Dio santo, non c'è la goal line technology! Se fa gol Vlahovic è buono, Non c'è la goal line technology, cazzarola, non c'è! No, Vlahovic non fa gol, cazzo non fa gol Vlahovic! Porca vacca, non c'è la goal line technology proprio stasera! Non c'è proprio stasera la goal line technology, non c'è! Guarda caso, non c'è! Perché si sono sbagliati, hanno detto no, vabbè, devo fare dei lavori allo stadio, non c'è! E gol!
Gol! Sì! Dusan Vlahovic 1-1! Non avrei mai detto. Non mi sembrava dentro neanche per il cazzo. Ma quando è che è entrata? Ah, sulla seconda! È entrata sulla seconda volta che la sliscia Vlahovic. Mamma mia, ma sì, ma non ci duro. Se questo è il 24esimo non ce la faccio. No, rigore per il Benfica, ragazzi. Ma sì, vabbè, non ce la faccio, giuro. Non posso arrivare al 90esimo con questi ritmi, Se la para mi metto questa, Se para il rigore mi metto questa. Te l'ha già fatto l'andata, Joao Mario. Non te lo può fare anche il ritorno. Dai, tec! L'ha messa nel set. Che cazzo di rigore ha battuto Joao Mario? Ma che cazzo di rigore ha battuto Joao Mario? L'ha messa nel set. Nell'incrocio dei pali. Mamma mia, 28 minuti si è messi così. È imparabile, ma come cazzo lo prendi questo? No, non l'ha messa nel set, non è vero. Mi sembrava nel set, invece l'ha solo spiazzato. Io ci devo sperare che il PSG non vinca, ragazzi. Cioè, non possono sperarci. Noi passiamo solo se il PSG o il Benfica perdono dei punti col Maccabi e noi le vinciamo tutte e due. Cioè, non possono sperarci. È inutile che ci giriamo intorno. Ci devo sperare, per forza. Mamma mia, guarda che gol che abbiamo preso. C'è poco da dire, ragazzi. C'è veramente poco da dire. Gol sbagliato, gol subito. Con un'azione della Madonna da parte del Benfica. Guarda qua. Porta via l'uomo, allarga. E guarda Rafa Silva, non lo segue nessuno. Palla splendida di Joao Mario. È perfetto, è giusto che... È giusto che siano 3-1. Vado a fare la pipì a questo punto, ragazzi. Ti vedo dire, vado a fare la pipì. Siamo 3 sotto di 2 già. Ho capito che noi perdiamo. Però, ragazzi, siamo sempre lì. Noi dobbiamo per forza di cose vincere. Il Maccabi deve per forza di cose pareggiare o vincere con PSG e Benfica. Cioè, se no non si scappa. Mamma mia, arrivano sempre prima questi. I tacchi. Questi ci stanno veramente umiliando, ragazzi. Ci stanno umiliando a fare quello che vuole. Ma questi si girano come vogliono. Ma c'ha sempre la palla loro. Ma mi dite quant'è il possesso palla? Mi date la statistica del possesso palla in diretta, per favore? Loro sono bravi. Cioè, loro, ragazzi, stanno pressando alla fine del primo tempo sul 3-1. Cioè, guardate loro quanto pressano, quanto stanno bene fisicamente. Cioè, loro c'è poco da dire. Sono una bella squadra. Bravi. Cioè. Però scusami, sei sotto di 2 a Lisbona. Ma tu dovresti attaccare ogni singola palla. Invece che stare lì dietro ad aspettare. Tu dovresti qua. Boom. Tutti insieme. Boom. Pressing. Boom. Almeno provarci. Magari lo fai male e ne prendi altri 2. Però almeno provarci lo devi fare. Invece guarda, passa ancora il Benfica. Cioè, noi non proviamo nemmeno a pressare con forza. Non si parla neanche di attaccare, si parla semplicemente di pressare. Guarda qua Bonucci. È che qua invece che migliorare si va a peggiorare. Cioè, qua invece che migliorare col tempo si va a peggiorare. Guarda lì, ma ragazzi, dai. Adesso però mi girano i maroni. Cioè, dai, adesso però mi gira il cazzo. Scusatemi, perdonatemi, perché si può perdere. Però questa roba qui va al di là del perdere. Cioè, mi dispiace, qua si va al di là del perdere. Qua si va proprio nella sfera della mancata voglia di rispettare il nome e la storia della Juventus. Qui non si sta perdendo, qui si sta veramente dimostrando di non aver voglia di dare qualcosa all'interno delle partite. Cos'è sta roba qui? Ma come è possibile? Qui si sta andando oltre. Cioè, perdere si può, gli altri sono più forti, perdere si può, ma questa roba qui non è perdere. Mi dispiace, ma questa roba qui non è perdere. Io ero il primo a pensare di prenderne 4 stasera, prima dell'inizio della partita.
Però non con questa facilità e non dopo 40, dopo 50 minuti, cioè ci sono altri 40. Io pensavo di prenderne 4, ci sono altri 40 minuti, cioè ne prendi 7 se continui così, ragazzi. Ne prendi 7 stasera se continui così, E indietro. Andiamo indietro, sempre indietro. Siamo dei gamberi, non siamo una squadra di calcio, siamo dei gamberi. Cioè è incredibile, anche nelle serate in cui sono sicuro della disfatta, riesco ad essere deluso. Maccabi 4-2, cioè sta facendo meglio il Maccabi col PSG che noi col Benfica. Anche nelle serate in cui sono convinto della disfatta, riesco a essere deluso. Ma dove vogliamo andare? Ma Quadrado, ma dove cazzo vuoi andare? Ma Quadrado, ma dove vai? Ma Quadrado, ma cosa fai? Che cazzo serve passarsi il pallone lì così, senza avere degli sbocchi offensivi? Non serve a un cazzo. A un cazzo di niente. E noi continuiamo così. Non serve a un cazzo di niente passarsi il pallone se non cerchi lo sbocco offensivo. Arrivi in porta con due passaggi se vuoi. Non serve a niente gestire il pallone in quel modo mentre perdi di 3 e sei costretto a vincere di 2. Non serve a niente, non serve. Lascialo a loro, fai un break, fai una ripartenza fatta bene, in due passaggi vai in porta e fai gol. Alessandro avrà curato un Namecciano, ragazzi, in panchina, se no non si spiega, sarà arrivato Dende a curare Alessandro. Szczęsny ha fatto un miracolo incredibile qua, cioè, miracolo forse anche di culo, perché la palla era lì. Ah no, è stato bravo, perché non l'ha neanche vista partire. Qua Szczęsny ha fatto una cosa clamorosa, ma clamorosa qua Szczęsny. Loro si meritano anche il quinto, ragazzi. Cioè loro si meritano anche il quinto gol. Alla grandissima proprio. Alla grandissima si meritano il quinto gol. Cioè a me sembra che sia il Benfica sotto di 3 che stia pressando perché sono sotto loro. Perché se Luca è così pessimista? Effetti. Perché Luca è così pessimista? Chissà. Mi sono preso il pessimista in questi giorni perché dicevo che ne prendevano 4. Sono preso il pessimista. Adesso vediamo. Magari ero ottimista. Ah, Ealing e Sule. Porca vacca mister, ma non si può mettere Meccani esterno! Esterno nel 3-5-2 McKennie. Si merita la tripletta Rafa Silva, ragazzi, ve lo dico. Davvero tanta roba. Mamma mia, che palla per João Mario. Oh, l'ha sbagliata. L'ha sbagliata. Era la tripletta. Guarda, se fossi in Allegri cambierei un giocatore in più, così perdiamo 3-0 a tavolino e tutto finito. Cambierei davvero un altro giocatore. Metterei dentro Pinsoglio adesso, giuro. Metto dentro Pinsoglio, perdiamo 3-0 a tavolino. Meno umiliante. Bravo Ealing, cazzarola. Bravo Ealing. Bella giocata. Bravo Ealing, Bravo. Al volo anche Milik. Milik, ragazzi, comunque, di là del fatto che non pensavo fosse in campo, ma è e rimane un giocatore di livello. Cosa cazzo sta succedendo, ragazzi? Bravo Ealing. Bravissimo Ealing. Su lei qua se lo mangia. Ma rega, ma cosa vuol dire? No, ma non succede basta, rega. Bravo Ealing, cazzo. Bravissimo Ealing, cazzo. Cioè, a comprare la maglia di Ealing, porca vacca. No. Palo di Rafa Silva. Io non ho mai visto una partita così, Questa è la partita più assurda che io abbia mai visto nella mia vita. In assoluto la partita più assurda. Io non ho mai visto una partita così. Della Juve io non... No, è più assurda di Juve-Roma questa. L'aveva rimessa Ealing. Gli va un bel gollettino per almeno andare in Europa League. Ma no! Che follia il calcio. Che sport senza senso, privo di logica. Lello va sempre a vedere delle partite allucinanti, mannaggia lui. E finisce qua. Siamo fuori dalla Champions League. Siamo
eliminati. Siamo fuori.